di laboratorio di teatro. Vedrete una città apocalittica, ma non è molto lontana dal nostro oggi. Quello che vedrete preoccupante qui è molto molto vicino a quello che in questi giorni purtroppo ci crea un po' di paura. Io vi auguro di divertirvi, vi auguro di portare a casa un po' di commozione, un po' di divertimento, un po' di pensieri. Buono spettacolo.
sospirare, Signore. Il rosso è il sangue, e il blu è il mare. Il rosso è l'amore, e il blu è la tranquillità. Mi viene da guardare, tutto risparmio, rosso, blu, fermate tutto questo! Forza, vieni, avanti, vieni! Attenzione a tutti i cittadini, l'uscente governo è appena rientrato e nel giro di pochi minuti verranno ristabilite tutte le leggi precedenti. Tutti i cittadini, tutti, sono obbligati ai casi nei più vicini centri di raccolta ora! Oggi, in questo preciso istante, rientra con immediata riorganizzazione della città il governo uscente. Rosso o blu questo turno? Non lo so, credo rosso. Ha detto blu, questa volta è blu. È rosso. Blu. Rosso. Blu. Rosso. Blu. Che colore era il governo precedente? Rosso, signore. Rosso. Quindi il governo che entra sarà blu. Semplice. Se il governo che esce è rosso, quello che entra sarà blu. Ovvio. Dovete imparare in fretta se non volete perdere le vostre posizioni. In un attimo potreste tornare là con loro. E ora svegli con il colore! Più veloci! Rita voi! Svegli! Sì.
sindaco, lei è una stella scesa dal cielo, venuta per illuminare la nostra via. Lei è l'eletto. Sush, io, signor sindaco, la sogno ogni notte, con i suoi braccia accorti e possenti, a sorreggere l'intera città. Sush, e senza nemmeno una goccia di sudore. Yes. Io mi amo, voglio passare tutta la vita con lei, signor sindaco. L'amo, così. Lei è così bello ed anche intelligente. Quanto fa 6x6? Dato che l'aria è sollevata come un tallato,
altro. Siamo addirittura costretti a dormire vestiti. A questo siamo arrivati? Al dormire vestiti? Alla sfumatura dell'ombretto se non so blu? Se vi fate male in questo stato è un problema tuo, non mio. Qual è stato? Nello stato di una persona che non sa cosa fare, dobbiamo comportarci bene anche... Ah, dimenti cosa? Non l'avete capito, vero? Comportarsi meno male non cambierà le cose. Siamo tutti in questo stato. Solo che alcuni di noi preferiscono tenere la testa bassa. Adesso smettila. Fai silenzio! Non continuare a vivere così, con la testa bassa e gli occhi chiusi. Non vi ricordate com'era vedere le stelle la notte e com'era sentire il calore vero sulla pelle? Intertenga e sta zitta. Uffa! Volevo andarci io con il sindaco. E lo dici a me? Non mi ha nemmeno guardata. E dire che mi presento ogni volta per diventare la sua segretaria personale. Forse perché ti presenti ogni volta si sta capo di te. Ci hai mai pensato? Tu sei già stata la sua segretaria. È tempo di lasciare il posto anche a voi. Fidatevi, se diventerete mai le sue segretarie, beh, non lascerete quel posto tanto facilmente. E sentite queste. Come? Cosa? Papaya? Raspiranti segretarie del sindaco. Non sentite come suona stupido? Le aspiranti segretarie del sindaco. Forse non sai che se diventi la sua segretaria puoi dormire nel suo palazzo, al caldo e con del cibo vero. Voi dovreste fermarlo dall'interno, eh? Cosa? Non ho capito. Voi potete leggere tutti i documenti, potete controllare tutto quello che fa, potreste anche scoprire dove hanno nascosto le cose nel più care. Dobbiamo comportarci bene, lo dice sempre il sindaco. Se ci comporteremo bene, ne avremo tutto, è solo questione di tempo. Non sai neanche quanto tempo è passato dall'ultima volta che te l'ho sentito dire. Non sappiamo che giorno è, in che mese siamo, quanto tempo è passato, dimmi, quanto tempo è passato? Intertenga, non te lo dico più, sta attirando troppo l'attenzione. Quei due! Ci saranno cacciati quei due! Sai io come trovarli? Stavo a guardare. Cosa stai facendo? E non lo diciamo. Dai. Sono pazzo, non posso ritrovarli come si sento normale. Non c'è la mischia! Ma chi si vede bene come si sente? Ma sembra una trappola. Forse siamo solo fortunati. Ho ben più sfortuna di Juvan. La fortuna sorride agli audaci. Ma noi siamo pazzi, non audaci. Siamo una forza. Una forza? Già. Sai cosa sarebbe grande? Una mongolfiera? No. Allora una persona molto grande sarebbe grande una mongolfiera. No, adesso non ci parlo. Sarebbe molto grande. Ovvio che una persona molto grande su una grande mongolfiera sarebbe una cosa grandissima da pensare, cioè. Sarebbe bello, sì! Anno tre, il mio piano è che faccia un piano. Ok. Anno tre, uno, tre! Non fare le mani! È il piano! Non sei concentrato! Mi sento, le mani che sono più scelte! Ho un dente sporadico! Dai, forza! Anno tre, uno, due, tre! Sento buona la cioccolata! Che cioccolata è? Ricordatevelo! Appunto! E voi cosa fate qui? C'è un compito per recuperare questa volta. E se non lo volessimo fare? E se gli sparasse le gambe? Vabbè, sapevo che mi sparasse le gambe, quindi scappare via con molta fretta. Sentite, questo è il malato del sindaco. Ora ascoltate bene. Ogni sera verrà affidato il compito ai due parti della città di occuparsi della fauna sonora. Bello. E sento che cosa facciamo? Verrà dato un segnale per quando incominciare e quando finire. E però guardate. Siete proprio simpatici. No.
stare in quello verde. Non che può essere meglio, ma in come si chiama? Dove faccio il faccio? Il sindaco ha deciso di cambiare anche il clima questa volta, certo. È fantasioso. Vuole il clima perfetto. Posso farti una domanda? Credi che ci riusciamo veramente? Non lo so. Ma dobbiamo crederci fino in fondo. È l'unica cosa che ci resta. Altrimenti è la nostra fine. Ti ricordi la nostra vecchia scuola? L'altro giorno, quando siamo andati al confine, avrei trovato i pezzi della porta. Quella rossa, direi, te la ricordi? Non potrei mai dimenticare quella porta. Mia madre mi accompagnava a scuola, mi dava un bacio sulla guancia e lo apriva, con quella maniglia che da piccola mi sembrava gigante. Beh, cos'è quel sorriso? Senti con segreto lo mantieni voi. Ho rubato i pezzi della porta. Un pezzo lo tengo io e un pezzo lo tieni tu. Ci serve, oggi più che mai, per ricordarci di noi, che non è sempre stato così. E se avremo paura, ci basterà stringere questo pezzo di legno tra le dita e tutto tornerà al suo posto. Insomma, ma non si può più dormire in questa città! Ma è una vergogna! Posso accettare di tutto, che il mio voto non valga più nulla, che altre persone scelgano per me, anche addirittura pensino al posto mio! Ma questo è davvero troppo! Ora basta, Greco, è grave! È grave? E come se grave? E ti dico di più, io posso accettare di tutto, e abbasso la testa, e abbasso ancora di più la schiena! Ma questa situazione non è più tollerabile! Ma no, no, stai esagerando! Considera che non dormendo hai molto più tempo per fare le cose! Cose? Che cose? Non abbiamo più niente, non abbiamo più nessuno! Adesso non abbiamo neanche il sonno! Sta zitto! No, io non sto zitto, anzi ti dico di più! Io adesso vado a parlare direttamente a Sergente e dico che questa situazione non è più tollerabile! E che lui è un grandissimo condottiero! E come si chiama? Era un momento di fine che è un grandissimo condottiero e che questa situazione è gestita in maniera impeccabile quasi quanto lei. Ma ecco, avevo una piccola richiesta da farle. Dormendo un po' di più la notte, il giorno dopo potremmo lavorare meglio. Il sindaco ha fissato la sveglia per quest'ora. Ma sono sicuro che resterà ad ascoltare la tua più che costruttiva lamentela. In fila. Tutti in fila! Mi ho fatto svegliare a quest'ora perché, mentre contavo i miei addominali, i muscoli delle mie mani, mi è venuto un grande sconforto. Voi siete un popolo triste e di questo mi preoccupo. La città è distrutta, le vostre case spazzate via per il mio super mega glorioso palazzo. E le persone più care sono state rapite. Non ve ne andate per questo. Appartenete a questa terra, appartenete a questa città. E se mai pensaste di fuggire, di ribellarvi, sarebbe la fine dei vostri cari. Un colpo in testa e uccisi a casa vostra, uccisi davanti ai vostri occhi. E siete tristi per questo, lo comprendo. Ma io perché devo sempre essere triste? Perché devo sempre vedere le vostre facce tristi? Sergente, che venga risvegliato. Da oggi la città del sindaco Blu dovrà sempre sorridere. Anche chi ha dei denti brutti, anche chi avrebbe dovuto mettere l'apparecchio da piccolo, ma non lo ha fatto. Dovete sorridere, sorridere sempre! Ma allora siete sordi oltre che tristi! Forza, avete quelli sorrisi! Forza, sorridete, avanti! Avanti pressione!
leggi gli addominali! E giù! Forza un po' di energia, non potrà mai non ci passare le energie motivate! Forza anche tu! Su e giù! Su e giù! Su e giù! Energia, forza! Muovetevi! E tu che mi hai detto rimaniti! Non avevi tanta energia che non ci faccio giù! Caschio! E nei posti più belli che ho visitato. E durante la notte illuminai le pagine con una lampada, ma durante l'ultima età delle guardie me lo presero e me lo bruciavano davanti ai miei occhi.
solito pomeriggio con i miei amici, ma quel giorno c'era qualcuno di diverso. La presenza alla fine sul caso. E quando la vidi, ogni mia certezza si credrò. Gli occhi brillavano così tanto, rappresentavano l'idea delle stelle. Il mio sorriso era qualcosa di diverso. Penso di non aver mai sorriso così tanto. E lo stomaco, beh, era più preoccupato. Io ricordo, Felice, è stato quando sono nato, quando non sapevo ancora, poi, scherzi, la mia vita da fare, quando la mia famiglia non mi amava ancora, continuandomi, quando non avevo pensieri brutti, probabilmente perché non avevo nessun pensiero, ero felice nella mia stupidità, nella mia fragilità, ero un bambino felice, che non piangeva mai. E questo sarebbe un ricordo felice? Ne hai messo una tristezza! Forza, voglio sentire la felicità! Più forte, più forte! Quanto volevo buttarla giù? Chi ha parlato? Chi ha parlato? Ah, però ho già detto, non giocate con noi o qualcuno potrebbe farsi del male! Sarò tu? Sarò tu, vero? Vero? Non forse è stata lei? Guarda, non riesce nemmeno a guardarmi negli occhi. No, no, era la voce di nuovo. Sei stato tu, vero? Ora che il sindaco è qui non parli più? Ti aspetta, sergente, posa, gli dia una lezione! Avanti, sergente, è stato sicuramente lui. Sono stato io, signore! No, signore, sono stato io! Non è vero, sono stato io a dire quelle parole! Non è vero, signore, sono stata io! Sono stato io, signore! Basta, basta, possiamo finire con questa storia, mi sembra di essere tornato all'asilo! Sono stato io! Smettetela tutti quanti! E poi non voglio violenza su questa piazza, sergente, almeno non oggi! Qui c'è da lavorare! Signore, se non fermiamo adesso questi atti di ribellione, perderemo il controllo! E allora dia loro una punizione! Si impara a prendersi la colpa per un compagno! In riga! Tutti in riga! Portate via subito le tende! Avanti! Muoversi! Ma io non ho fatto nulla! È il dramma di essere tutti uguali! Sergente, lei deve mantenere il controllo. Ho qui ad avere il caso. Signor sindaco, è quello che ho detto poco fa. Sì, ma l'ho detto lei, sergente, non io. Quindi per me non vale. Chiaro? Sì, signor sindaco. Lei che ha perso? Sergente. Nessuno. Ah, nessuno. Nessuno, signor sindaco. Un uomo davvero triste, lei. Sergente, nessuna famiglia, nessun amore. Ho dedicato tutta la mia vita al lavoro, signore. E allora cerchi di lavorare meglio la prossima volta. Più di tutti gli altri.
quando erano importanti, le guardie, i paladini della giustizia, pronti ad intervenire laddove ce n'era bisogno. Addestrati per il bene della città. La città sta per esplodere tra i fuochi della rivolta. Bello.
Se per lui fosse una volta ancora, sarebbe paura. Scriverà il loro migliore. Mi hai visto nascere e morire per farlo ancora! Salvo! Concentratevi, ragazzi. Cosa hanno intenzione di fare? Dove? Quando hanno intenzione di fare? Io lo sapevo, però. Non lo so. Però sono latino. Grazie. E gli altrimenti li uccido con le mie stesse mani, inutili! Siete inutili! Gente, noi possiamo aiutarla. Sappiamo qual è il piano dei ribelli. Voglio attaccare il sindaco durante la presentazione del suo mandato. Si infiltreranno tra la folla, sarà impossibile riconoscerli. Non sarà solo il sindaco il loro obiettivo. Loro vogliono raggiungere il confine e vogliono vedere che cosa c'è oltre. E non solo, vogliono recuperare i nostri cari. Sa, quelli che hanno preso in ostaggio il sindaco blu e anche il sindaco rosso in realtà. E non solo, vogliono anche scappare da qui e superare il confine. Siete stati molto utili. Ecco, signor sergente, volevamo chiederle giusto un'altra cosa. Vorremmo far parte anche noi della sua squadra di controllo. Vorremmo riportare ordine in questa città. Vi guardiamo da sempre, sappiamo le vostre posizioni di memoria. Noi siamo riusciti a portare le informazioni molto utili, quindi pensavamo che forse lei poteva prenderci sotto la sua ala protettiva e insegnarci i trucchi del mestiere. Voi due, continuate pure a sognare. Vuole ucciderci il sindaco, portare noi che si scolla da una parte all'altra della città. Non mi sento più le mani. E dobbiamo anche sorridere, non dimenticarlo. Se non arriva che guarda. Una città che non sorride non potrà mai ripartire. Se la smettessero di distruggerla ogni volta, di abbattere ogni muro, di far esplodere ogni piazza, non sarebbe perfetto. L'uomo non è contento fino a che non ha distrutto tutto. Siamo nati per distruggere ogni cosa. Mi fai paura quando parli così? Sì, ma ha ragione. Guarda, guarda come siamo ridotti. Le nostre mani, i nostri vestiti. Non so nemmeno da quanto non dormo più su un vero letto. Sì, ma noi vogliamo mettere fine a tutto questo, vero? È la notte della squadra. Riusciremo ad attaccare, riusciremo ad avere la nostra giustizia. Cosa dirai a tua madre quando la aiuterai? Non dirò niente, la stringerò forte e piangeremo insieme. Quando rivedrò mio fratello, beh, conoscendolo, non mi dirà una parola, una pacca sulla spalla, e i suoi occhi diranno tutto per entrambi. Ma ci pensate, potremmo davvero farcela? Lo spettacolo è uno spettacolo, è fatto bene a nascondere questo libro. Ci ha suggerito un piano e noi lo eseguiremo. E se non funzionasse? Se ci scoprissero? Guardami, è normale avere paura, ok? Dobbiamo attaccare e stare uniti fino alla fine, fino alla fine. Fino alla fine. Ehi, è una canzone triste quella che stavo. Ma è una canzone triste. Quanto sei bella. Something always brings me back to you. Every day's been long. No matter how I say or do, I'll be Thank you.
Un giorno, signora. Bene, bene, ma ho interrotto qualcosa, forse? Ecco, sì, sì. Le mie segretarie stavano per illustrare le migliorie che porteremo a questa città. Non hai ancora imparato a leggere, vero? Non ho tempo di farlo. Vecchia! Possiamo esporre il posto del sindaco? Ci abbiamo lavorato tutta la notte? Sì, il signor sindaco commette diversi errori grammaticali. Corregge tutto ciò che è stato tanta fatica. Sono cose private! Ancora sbaglio notte. Procediamo quindi con la lettura delle nuove poste. Il sindaco propone di ricostruire la città e la piazza in tempi brevi per dare la possibilità a tutti i cittadini di tornare a vivere la loro vita quotidiana. Ah, ovviamente la ricostruirete voi. E beh, la notte verrà abolita. Non abbiamo mica tempo da perdere, ecco. Lui dormirà. Voi no. Ultima cosa, la più importante. Vi verranno lasciati 2 minuti di tempo per poter parlare in video con i vostri cari, che sono stati rapiti per farci lavorare meglio e più velocemente. 2 minuti di tempo? Dici davvero, signor sindaco? Mi hanno aiutato a firmare e quindi sì, sì, avete la mia parola. Ma meraviglioso! E come funzionerà tutto questo? Questo lo voglio proprio sentire anche io. Non fatevi spaventare da una frigida del genere. Avanti, urgente! I nostri cittadini hanno diritto di sapere. Sì, vi verranno lasciati 2 minuti di tempo, 120 secondi, per poter parlare con i vostri cari. Ovviamente gli incontri non saranno fisici e sì, verranno monitorati dalle guardie e dal sergente, non per mancanza di fiducia, ma per sì, per passare se non vuoi un momento di estrema felicità. Grazie. Figurati, quando una persona in difficoltà lo aiutare. Sì, come dice sempre il signor sindaco. Sì, lo dico sempre, sì. Sì, signor sindaco. Ah, signor sindaco, quando potremo vedere i nostri cari? Signor sindaco, potremmo farlo una sola volta. Ovviamente non è così semplice. C'è ancora da costruire la piazza, le tubature dell'acqua e da costruire gli alloggi per ognuno di voi. E di quanto tempo stiamo parlando, signor sindaco? Dipende tutto dalla città con cui lavorate. Ma siamo esausti, lavoriamo non stop. Allora, diciamo, un mese. È una follia lavorare così, non possiamo più aspettare, signor sindaco. Lei ha perfettamente ragione. Le parole di questo mungolo sono impossibili. Lavorate giorno e notte e non perdete niente, niente in cambio. Lavorate perché? Sì, abbiamo preso in ostaggio i vostri cari, ma non possiamo chiedervi di lavorare più di così. Quindi, se vi voterete, i vostri cari li potete vedere quando e come vorrete. Senza schermi, senza guardie che controllano. E potete vi abbracciare. Se mi voterete, cambierà tutto. Io ho fiducia in voi. Ma non abbiamo mai votato! Lo so! Sono presi in controllo! Su via, facciano voi voti! Sasso! Carta! Pollice! Sasso, carta, pollice! Ah, ho vinto io, come via! Va bene, tanto mi capisco. Sasso, carta, pollice! Ah, ho vinto! Oddio. Complimenti, bella giocata! Wow! Complimenti, magnifica! Bene, bene. Siete uomini, vero? Sì, signora. Avevamo un ristorante vicino al confine. Adesso non c'è più. È stato distrutto. Le persone più importanti si sono sedute ai tavoli. Non avremo più il nostro ristorante, ma questo mai sarà ancora a lavorare bene. Bene, bene. Allora devo perdere la cena di questa sera. Diventate il farò, vero? Sì, ma qua non c'è niente da mangiare. Cosa possiamo cucinare? Va bene, qui, ma non è sempre il palazzo. Ci sono tutti gli ingredienti di cui avete bisogno. Vedete, dall'argomento di 5 giorni abbiamo risparmiato un sacco di cibo. Così, questa sera potremo fare una cena a chi è posto di visitare. Bene, andiamo. Signor sindaco, se posso, non sarebbe il caso di eleggere la segretaria? Allora, presidente.
lei è l'esempio di donna che tutte noi dovremmo essere. Assunta! Sarà un onore poterla servire. Un, due, tre, quattro. Casca, almeno lei sa leggere e scrivere. Colpita con l'arma. Signor sindaco, io avevo un poster di lei in camera mia che schiaccia la testa del sindaco. Sono destinata a stare con lei fino alla fine. Assunta! Riportiamo di nuovo questa città alla luce. Permesso. Quella ragazza di Einstein? Attento, il rosso è il mio colore preferito. Per una motivazione più bella città, dal latino russo, il colore della forza, della passione, del guelfismo. I buffi sono bianchi, marroni. Anche grigi. Sì, vabbè, anche grigi, ma di sicuro sono rossi. Non mi sono come ad essere così stupida. Il guelfismo, simbolo della più rossa che aggrappa al drago. Provo a spiegarmi meglio. Lei, signora sindaco, è una fila rossa che vola in alto nel cielo pronta a grappare le chiappe di quell'altro. Brava, hai fatto i compiti a casa. Sono solo più intelligente di papà. Tu sei più brava io. Tu invece hai bisogno di... Ogni loro si merita, no? Beh. Tu hai le tue punte e tu hai la pelle grassa. E tu? Ciao. Donne combattive, mi piace. Va bene, andiamo. Mi scusi, signora. Io e i miei compagni ci occupiamo di controllare i confini della città. Lo facciamo da sempre, ogni giorno. Ecco, abbiamo trovato questo. È un'opera teatrale. A lei piace il teatro, se non sbaglio. Sì! Ed volevamo mangiarvi questo spettacolo, dura davvero un paio di minuti. Volevamo farvi vedere quanto siamo devoti alla sua causa. Molto bene! Solo per lei, signora. Allora sì, avete la mia informazione. Questa sera faremo le cose in grande. Faremo le cose in grande, sì, figli. Signora. Forza, c'è ancora la signora alla piazza? Muoviamoci. Thank you.
Sì, ma lei prima ha parlato di una meravigliosa cena da offrire ai cittadini di dispense e di provviste. Stavo bruffando! Lo fanno tutti in politica. Vedete, i cittadini avevano bisogno di qualcosa di nuovo su cui concentrare il loro odio. E perché non i pochi? Lei è senza cuore! Senza cuore, ma con un gran appetito! Quindi, ai fornali! Ah, non ci sono nemmeno quelli! È la cosa peggiore che potessi capitarci. No, no, aspetta. Hai ancora della cioccolata? Dai, quella che abbiamo rubato. Ma saranno siano 2 o 3 cubetti, non ci si può fare nulla con questa cioccolata. Guarda, guarda. Oh mio Dio, che cioccolata! No, ma tanto per cento che caldo, per cento non ne ho idea! Non lo può! Come avete fatto ad entrare? È molto semplice, noi siamo pazzi, non sono impossibili dai pazzi, quindi siamo praticamente liberi. Questo è un momento per quello che ha cioccolato, siamo pazzi da tubo. Pazzi da cioccolato, tubo. Non suona bene. Voi avete una spaccia di cioccolata, vero? E tu mi pensi? Me l'ha detto lui. Me l'ha chiesto ormai. E quanta cioccolata avete? Qui tagli subito, io dico che non scogliamo la cioccolata. Sì, ma se vi piace così tanto la cioccolata, perché non la mangiate? Perché se la mangiamo moriamo. Perché siamo allergici. Ci serve tutta la cioccolata che avete. Cosa abbiamo in cambio? Altra cioccolata! Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque.
Sveglia, non mi piace. A noi sì. Sta perché, signor sindaco, perché questa volta di finale la decidiamo noi. Prendeteli! Faccio! Forza! Faccio! La città è nostra! Sì! Cosa ne facciamo, eh? Li uccidiamo? Oppure li facciamo portare quei sacchi di pietre fino alla fine dei loro giorni? Stai calmo! Dove avete nascosto le persone che avete rapito? Vi conviene dircelo! Non scherzate con noi! O qualcuno potrebbe farsi male! E come le chiede la gente? Sono nei sotterranei della città! Le chiavi sono qui! Mi prego, la faccia in mano! È un semplice scandalo! Voi dentro e loro fuori! No! Portate via! Oh, lo so! Quindi è così che finisce. I ribelli hanno vinto e tornerà a dominare il caos. Che peccato, mi perderò tutto il divertimento. Avanti. Finisci quel che hai cominciato. Sì, signore. Voi due, portatelo via. Stai facendo la cosa giusta. Bene. Thank you.
ferma tutto questo. Voglio ancora in tempo a tornare indietro. Il sergente Scuria. Però potremo continuare a vivere al sicuro in città. In fondo, come pensi di sopravvivere? Che possibilità abbiamo? Ti prego. Ferma tutto questo. Fai tornare tutto come era prima. Non costringermi a farlo. Quindi ragazzi, sono molto fortunati di avere una donna e una professoressa di genere.